questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Oggi un video speedy, ho eliminato la parte dell'intro e della fine. Ditemi se questi video più veloci vi piacciono e se vi va che ogni tanto li faccia anche così. Per me oggi è stata una necessità dal momento che, come sentite, sono raffreddatissima, quindi se malgrado tutto apprezzate lo sforzo lasciatemi un pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, se volete contribuire al progetto Arte per Te trovate il pulsante PayPal sull'home page del canale e se vorrete stare ancora in mia compagnia vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due con una K. Ma adesso basta parlare, mettiamoci subito all'opera. Oggi vi propongo due card facilissime e velocissime per San Valentino. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare. Ed ecco l'occorrente per creare le due card super semplici per San Valentino, le card last minutes, quelle per chi si è fidanzato proprio il 14 alle 14 o per chi si è ricordato che era San Valentino il 14 alle 14, magari proprio mentre era in bagno, in quei momenti di massima concentrazione in cui uno si sistema, che avevate pensato. E allora, cosa ci occorrerà per queste card? Per una card ci occorrerà un'anima di rotolo di carta igienica, mentre per l'altra card useremo dei cotton fioc, poi cutter, righello, matita, una penna per brush lettering, quindi una penna che abbia una punta morbida ma anche una punta rigida, io userò questa food pen della Pentel, un cartoncino da recupero per creare una sagoma, un cartoncino bianco abbastanza grande per creare le due card, dei colori acrilici con le tonalità del rosso, delle bacinelle e un po' d'acqua. Come prima cosa creiamo il corpo delle card, dei bigliettini. Faremo dei bigliettini che siano 12 cm x 24. Creata la nostra card 12x12, prendiamo appunto il centro. Voilà! Facciamone due. Okay, fatta la prima card, preparo una sagoma. Quindi prendo un cartoncino da riciclo, disegno un cuore che stia bene alloggiato all'interno della mia card, anzi ne disegno mezzo, piego e ritaglio in doppio. E voilà, ecco qui, con un pizzico di scotch carta che piego, lo fisso al centro della card. Ok, perfetto. Adesso preparo i colori, quindi prendo i colori che più mi piacciono, aggiungo un goccino d'acqua ad ogni bacinella. Io ho selezionato una serie di rossi, tre rossi, alcuni con i toni del magenta, uno cadmio, un rosa pearlescente e un bianco per mescere i toni. Allora, iniziamo subito prendendo i nostri cotton fioc, imbibendoli d'acqua e facendo appunto miscelare ogni cotton fioc ad un colore. Con un cotton fioc invece nuovo imbibiamo e diamo dei puntini tutto attorno alla sagoma del cuore, in maniera un po' così approssimativa. Ok, primo colore fatto. Quindi passo al secondo colore. Non sporcherò pennelli, userò solo i cotton fioc per questo lavoro. Prendo un po' più di colore e ripasso su tutto. Prendo un altro cotton fioc e cambio tono di rosso.
prendo il rosa . Prendiamo un cotton fioc, tamponiamo nel bianco e passiamo anche qualche cerchietto bianco. Voi direte bianco su bianco? Sì, ragazzi, è sempre un tono di colore. Ok, a questo punto lasciamo asciugare la prima card e prendiamo la seconda. Insieme alla card prendiamo anche il rotolo di carta igienica. Qui dobbiamo fare una cosa, dobbiamo piegare il rotolo a forma di cuore. Innanzitutto vi consiglio di tagliare il rotolo a metà. Quindi portiamo dentro così e creiamo un cuoricino, eccolo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Questi diventeranno dei timbri, quindi disciogliamo bene le pozzanghere di colore di poc'anzi, intingiamo il nostro rotolino e con mano ferma stampigliamo il cuore sul biglietto. 1, 2, e anche se spruzza non ci fa niente, perché è proprio bello questo pattern molto approssimativo. Questa potete decorarla tutta. Schizzate un po' la card qua e là. Perfetto, e fate asciugare completamente. Quindi sempre con un cotton fioc prendete il colore e passatelo così in maniera molto veloce su tutti i bordi. Ok, mettiamo ad asciugare. A questo punto, dopo che il tutto si è ben asciugato, rimuoviamo il cuoricino rosso facendo attenzione, voilà, a non strappare la card. Ed ecco qui la nostra card bella e pronta per essere compilata. Una card semplice, carina e molto delicata, che si fa in 2 minuti esatti. Aspetto che si asciughi e poi scriverò un messaggio con voi. Se volete, con un timbrino alla fine potete rischiarare tutti i bordi di quest'altra card, rendendola un pochettino più movimentata, così. E qui scrivo la mia frase d'amore. Questo verrà quindi un bigliettino un po' più serio, bellissimo, ma un po' più serio, dove per esempio qua potremmo mettere "You are my love" solamente, semplicemente, oppure "I love you" come preferite, oppure "ti amo", semplicemente "ti amo" in italiano, come piace a molti di voi. Adesso lo scriviamo insieme, mentre in questo, che ci sono tanti scarabocchi, scriverei proprio questa frase: "Ti amo in tutte le lingue del mondo". Quindi e poi all'interno lo scriverete. Sprizzo amore da tutti i cuori. E poi sprizzo amore da tutti i cuori. Facciamo asciugare queste palline di acqua schizzata e quindi all'interno di ogni pallina metterò un cuore. Non vi tengo qui ad aspettare che si asciughi il tutto, vi farò vedere direttamente la card pronta. Intanto finisco l'altra.
qui faccio un tracciato quasi piatto del ti amo, e quindi lo decoro così semplicemente. Poi dentro scriveremo tutto quello che vorremmo scrivere al nostro amore, quindi una card un po' più seria. La prima, la seconda, a seconda che siete più schizzati o più posati, decidete la card che fa per voi. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao e buon San Valentino a tutti, non soltanto il 14 febbraio, eh? Spero che questo video vi sia piaciuto, non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon San Valentino a tutti!